Ora la grande opera di Verdi è andata in scena al teatro di Piacenza. È la prima volta che io uccido qualcuno in scena. Uccidere la moglie è una cosa. Che uccido mia moglie, sì, penso, spero che sarà l'ultimo. La scena della gelosia, l'assassinio sul palcoscenico a Piacenza. Il tenore di fama mondiale Francesco Meli, pronto all'imminente inaugurazione Scaligera, ha trionfato nella città emiliana anche con il suo primo Otello al fianco della moglie, il soprano Serena Gamberoni, in teatro, vittima della follia d'amore. In scena non ho mai ucciso nessuno, perciò è una cosa così. C'è una prima volta. Esatto, è una prima volta divertente, no. Durante le prove, quando facevamo la scena in cui io la devo strozzare, le prime 3-4 volte abbiamo riso e basta. Un galà lirico con atti da tre opere verdiane si replicherà domenica pomeriggio. Un tris dunque, secondo un'antica tradizione, oggi riscoperta al Comunale di Piacenza. Da giovanissimo ho cantato qui. Io e mia moglie ci eravamo conosciuti da poco. Il tempio lirico della città emiliana sembrava davvero molto simile alla Scala di Milano, anche perché proprio il tenore genovese tra poco più di un mese sarà protagonista della prima Scaligera, al fianco di un'altra prima donna, Anna Netrebko. Mia moglie conosce benissimo Anna, assolutamente gelosia solo teatrale.